Non c'entra la pandemia e neppure le conseguenze economiche del post-Covid. E non c'entrano neppure l'aumento dei costi delle materie prime e le conseguente impennata dei prezzi. Da più di 30 anni lo storico negozio dei dischi, il Number One di Forte dei Marmi, che rappresentava un irrinunciabile punto di riferimento per migliaia di appassionati di musica in tutta la Versilia, chiuderà per sempre i battenti. Il mercato è crollato, i dischi non si vendono più. Spotify e YouTube hanno il sopravvento su CD e vinile. Ho provato a tenere duro, spiega il titolare dello storico negozio Silvio Zerini, riavvolgendo il nastro dei ricordi che scorre dal lontano 1986, ma la cruda realtà purtroppo è questa, sintetizza con il tono di voce calmo di chi ha semplicemente preso atto che la rivoluzione tecnologica ha spinto la clientela a rivolgersi sempre di più alle piattaforme online. Bisogna prendere atto di questa cosa qui, ho tirato avanti proprio veramente il più possibile, con sacrificio di mio e della mia famiglia, però non riesci, ti rendi conto che non è possibile andare avanti. Non si vendono più la musica così in vinile, CD. Ci sono sicuramente degli appassionati che vengono, però non ce la fai ad andare avanti. L'unico artista che tira, almeno qui in Versilia, è Renato. Renato è un grande amico nostro perché ha più di 30 anni che viene qui, era qui anche ieri l'altro perché ha fatto il concerto a Livorno, mia moglie è andata a vederlo insieme agli amici, era venuto qui a salutarci e ha visto il cartello e ha detto Silvio ti capisco. Dunque né rassegnazione né recriminazioni, ma serena accettazione dei tempi che cambiano e forse una punta di nostalgia per il periodo d'oro, ormai lontano, appare nella voce del titolare. Oggi i giovani, ma non solo loro, preferiscono riprodurre i loro brani preferiti online senza più recarsi nel negozio di dischi. Dunque, ora è giunto il momento di abbassare la saracinesca e l'addio si concretizzerà il 30 aprile.